Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi unboxing in collaborazione con il sito BBCraft. Vi mostro cosa ho scelto appunto dal sito in collaborazione. Questa è il ricapitolo di tutti i prodotti scelti. Ho scelto esattamente 4 set, tutti per la resina, quindi vi anticipo già che sono tutti prodotti per la resina e io li adoro. Adesso vi mostro quali set ho scelto. Il primo set è questo qui, questo è il codice del prodotto ed è all'interno un set per realizzare gli acchiappasogni. Io li adoro e quindi andremo a realizzare insieme appunto una acchiappasogni. Allora, comprende il set, lo stampo con appunto la parte centrale e poi dopo sotto ci sono tutte le piume e altre decorazioni. C'è anche una farfallina, dei fiorellini, quindi un set davvero molto carino. Poi ci sono altri stampi qui in alto, il cuoricino, quindi è davvero molto carino. Non vedo l'ora di realizzare questo acchiappasogni. Poi nel set troverete anche le pipette per poter sbizzarrirvi con i vari colori e poter realizzare un acchiappasogni bello colorato e particolare. Poi ci sono i proteggidita, anche che se sembrano altro dal e poi ci sono anche gli anellini e anche questi qui che sono appunto i perni a vite, che questi appunto ci serviranno per collegare i vari elementi. E niente, non vedo l'ora di realizzare appunto questa acchiappasogni insieme in un tutorial e quindi niente, aspettatevi un tutorial in collaborazione appunto per realizzare l'acchiappasogni. Poi ho scelto dal sito di BBCraft anche questo set che comprende la foglia oro e la foglia argento. Ricordo di aver preso anche la foglia, quella oro rosa, ma non è all'interno del pacco, quindi sicuramente contatterò il team per chiedere delucidazioni in merito. E i contenitori, come vedete, sono enormi perché abituata alle classiche cialdine piccoline con uno sputacchietto di foglia oro, qui starò bene per un bel po' di tempo, perché io l'adoro la foglia oro, ma anche quell'argento, perché credo che dia quel tocco particolare alla creazione in resina. È carinissima, basta un pochettino e sembra davvero chissà che all'interno della resina. Fa un effetto davvero molto molto carino. E niente, qui starò a posto per un bel po' di tempo. Intanto ho foglie oro anche sulle manine, vedete, l'effetto è pazzesco. Niente, quindi foglie oro e foglie argento. Ovviamente i link dei prodotti ve li lascio anche in descrizione. E poi ho preso anche quest'altro set carinissimo che già avevo scelto in passato, e questo è il codice, è per realizzare appunto dei portagioie. Io li adoro, poi avendo e creando anche tantissime cosine, sia semplici sia elaborate con le perline, ma anche con i componenti metallici, quindi ho bisogno di tanti portagioie, e questo è davvero carinissimo. Già l'avevo realizzato in passato e ho deciso di prenderne un altro in modo da poter realizzare un portagioie più alto, con più reparti, ecco, con più scomparti. E questo è appunto il set che comprende due stampi, poi c'è il coperchietto e poi ovviamente il tubicino da poter inserire all'interno. Però io questo non andrò ad utilizzarlo perché, come dicevo, se vado a realizzare questo portagioie andrò a realizzarlo più alto, e quindi il tubicino ho quello lungo e quindi andrò ad inserire direttamente quello. E poi all'interno di questo set c'è anche le cialdine di foglia oro argento e poi queste due che sono davvero particolari. Questo set è davvero anche questo molto carino, e non mi ricordo chi è che mi aveva chiesto appunto il link di questo prodotto. Lo troverà appunto nell'info box. Mi sembra una ragazza nei commenti, però all'epoca era terminato, quindi è tornato di nuovo disponibile, quindi ve lo lascio nell'info box. Poi l'ultimo set che ho scelto è questo qui. Questo comprende due stampi separati e ve li illustro.
Aspettate, apro il tutto. Ci sono un bel po' di cosine in questo set. Allora, primissimo i dosatori, che io sinceramente non utilizzo mai perché con la resina epossidica, dopo quando si asciuga rimane il tutto all'interno, preferisco i bicchieri usa e getta. Poi nuovamente le pipette, di nuovo i proteggidita, e poi c'è questo stampo qui, aspettate che lo tolgo, ecco qui, è per realizzare appunto una sorta di anche questo portagioie, svuotatasche, una sorta di contenitore davvero molto molto carino. Aspettate che ve lo mostro anche qui, magari rende di più l'idea. Vi mostro la foto di questo realizzato, che è presente appunto sul sito di BBCraft, e vedete, eccolo qua, questo qui è l'effetto del il risultato, ecco, ed è davvero carinissimo. Poi c'è anche quest'altro che è tipo una sorta di può diventare tipo una sorta di ci possiamo mettere le penne, oppure anche un portarossetto, perché no, perché si presta bene, volendoci si può mettere la qualunque in questa sorta di organizer. Davvero molto carino questo set, ve lo straconsiglio. Poi qui ve lo rimostro di nuovo, vedete, sono carinissimi. Poi uno lo può realizzare in tutti i colori che preferisce, c'è anche la versione rosa sfumata che è adorabile. Oh, vedete, qui lo utilizza anche come per i pigmenti, oppure per i coloranti, i flaconcini, anche un'idea utile volendo per sistemare la postazione resina, e inserendo appunto tutti i vari coloranti se avete le boccettine quelle piccoline. Niente ragazzi, questi erano tutti i prodotti che ho scelto appunto dal sito di BBCraft. Non vedo l'ora di sperimentare con questi stampi carinissimi, e sono davvero molto curiosa di vedere questa qui che effetto farà. Al limite qui alla punta, visto che ha una punta tonda, posso inserire un fiorellino o anche delle foglioline o anche una piccola pignetta, si può inserire la qualunque secondo me in questo foro, o anche delle perline, perché no, inserire delle perline da 3 da 4 mm di diverso colore per creare un effetto davvero molto carino, sia qui sulla parte della punta ma anche qui sulla parte diciamo del coperchio. E niente, andremo a sperimentare con questi stampi. Ho deciso di realizzare soltanto video di resina perché il periodo è un pochettino incasinato e sto ritornando tra virgolette in forma, e quindi ho deciso di realizzare soltanto per BBCraft soltanto video di resina. Quindi aspettatevi i tutorial in collaborazione con BBCraft. Io spero che questo video sia stato di vostro gradimento, lasciatemi un like e un commentino, io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi tutorial, nuovi video. Ciao!